Ciao fragoline e ciao a tutti quelli che stanno guardando questo video. Allora, prima di iniziare questo video, come leggete dal titolo, prodotti finiti per la casa, sia make-up che per il bagno, praticamente un po' tutto mischiato, e ho messo dentro anche quattro cose, diciamo, che usiamo per mangiare, per bere, eccetera. Sono solo quattro cose, siccome, cioè, quattro cose in senso di mangiare, eccetera, ma invece per la cosa dei prodotti della casa sono tantissimi. Infatti è un sacchetto enorme e non so quanto durerà sto video. Se dura tanto, metterò due parti di video. Ok, allora iniziamo perché sennò durerà un casino sto video. Prima di tutto iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mettete un bel mi piace, commentate qua sotto se questi prodotti li avete già provati, quelli che ovviamente vi faccio vedere, oppure se volete comprarli, non lo so. Perché questi video sono anche utili per sapere se posso comprarlo, se va bene, a cosa serve, eccetera, eccetera. Allora, il mio cellulare ovviamente come sempre fa cagare e mi fa, non so perché, sono bianca in faccia. Boh, non lo so. Vabbè, iniziamo. Vi faccio vedere prima i prodotti della casa. Iniziamo con, qua c'è la montagna di prodotti che non vi faccio vedere, però lo capirete nei video. Allora, iniziamo con questo, il Ditsan. Questo qui, l'avevo già parlato negli altri video, prodotti finiti. Io gli ho detto a mia mamma 10.000 volte di non comprarlo. Perché ha due, come vedete, due capsule, cioè in senso questo sì, è giusto, due capsule. E siccome non lascia un odore come si vedeva sui vestiti, non è eccellente come prodotto, cioè a me non piace. Infatti io ho detto di non comprare questo, ma di comprare l'altro che adesso vi faccio vedere. Questo qui è di 30 capsule, pastiglie, fatte così. E io non ve lo consiglio perché non ha un odore, cioè sui vestiti non fa niente. Lavanda, ma boh. Sinceramente a me non piace e allora io ho detto di non comprarlo. Questo è il primo prodotto. Poi invece vi consiglio di comprare assolutamente questo, che praticamente in tutti i video prodotti finiti ve lo sto facendo vedere perché è una bomba questo qua. Ne ho comprato un altro, però quell'altro che ho, che non vi ho fatto vedere, è di 45 capsule, invece questo è di 30. E dura più di un mese, più o meno, no, neanche più di un mese. Siamo lì però. Questo qui invece ve lo straconsiglio perché è da 3 in 1. Come vedete, ci sono tre colori: blu, bianco e verde. Il Ditsan 3 in 1 è ottimo perché, siccome ha questi tre colori, riesce a profumare i vestiti e le macchie vanno via. Ovviamente non quelle che non vanno via al 100%, ma quelle, diciamo, che la maglietta è leggermente sporca, te le pulisce ed è ottimo. Per cui ve lo straconsiglio. Io ho preso quell'altro da 45, che ce ne ho ancora lì da finire, e questo è da 30. Per cui ve lo straconsiglio. Poi ha comprato questo qui del Ditsan. Questo è ottimo perché è buono, eccetera. Ha 27 lavaggi. Ovviamente questo qui lo usiamo sui vestiti che cioè sulle coperte tipo di lana, sui tappeti oppure non so, altre cose.
Questo qui è meglio perché se usate le pastiglie, quelle lì si attaccano e non va bene. Infatti, quando abbiamo usato la pastiglia per lavare tipo le coperte di lana, si è attaccata la pastiglia e da lì è successo un disastro. Per cui usiamo questo qua. Non lo so, è buono, è ottimo, ovviamente il Ditsan è ottimo e non c'è niente da dire, per cui ve lo consiglio. Lo prendiamo quando è in promozione, quello è sicuro, però è ottimo. Io lo sto usando per le cose che ovviamente con le pastiglie non puoi usare. Però se volete un video a parte dove vi spiego più o meno come si usano, eccetera, a parte che mi sembra che l'ho fatto e poi lo vedrete. Comunque, non so questo video quando andrà su. Questo qui, bagno schiuma. Io adesso non so perché fa una luce. Ok. Questo qui, il bagno schiuma dal talco e iris. Allora, la profumazione, sinceramente, io non l'ho provato perché l'ha provato. Allora, come odore sembra buono, però siccome io non l'ho provato, sto provando gli altri. L'ha provato, credo, mio padre e il mio ragazzo. A loro li piace. Vabbè, non è che vanno matti, però gli piace. A me non tanto, specialmente il profumo, sparisce dopo 2 secondi, neanche che ti fai la doccia. Comunque, è questo qui. Adesso, scusate, ma ok, se ve lo metto così non vedete niente. Però, vabbè, è questo. Non so se qualcuno interessa, però sinceramente io a me non piace proprio. Anche se certe volte lo uso, certe volte no, ma come, cioè, odore sì è buono, ma non è così così. Poi questa saponetta qui mi hanno regalato, saponetta olio di mandorla profumata. Questo qui c'è scritto prodotto vegetale muschio bianco e basta. Sinceramente no, non mi è piaciuta, per cui la boccio, anche perché non so dove l'ha presa, non lo so, non è tanto buono. Poi invece il vet, questo qua ve lo straconsiglio, però la luce. Oggi non ci siamo. Allora, ve lo straconsiglio. Questo qui. Questo è pelle sensibile di olio e vera a vitamina E. Quello di crema depilatoria fresca. Questa qua. Allora, ve lo devo mettere così perché non si legge. Boh. Non lo so, oggi non va. Vabbè. Comunque, questo qui mi trovo benissimo. Cioè, mi trovo molto molto bene. Ovviamente, ripeto, se volete un video a parte su questo prodotto, di come si usa e come mi trovo, fatemelo sapere sotto che vediamo. Vediamo se siete interessati tanti oppure no. Comunque, questo qui è ottimo. Io mi sto trovando bene, è facile da usare e ovviamente è top. Non dico niente perché se volete il video a parte ve lo dico, anche perché 9 minuti è già tanto, devo andare anche veloce sui prodotti. Poi abbiamo finito il gel sgorga lavandini. Questo qua. Ok. Questo, diciamo, non danneggia i tubi, ok, però i cattivi odori, boh, non è che ho trovato tanta differenza. E tantomeno non è così migliore, per cui è una via di mezzo. È buono, ma non è tanto ottimo. Cioè, preferisco l'altro, che non ho qui e non vi ho fatto vedere. Preferisco l'altro che questo qua, sinceramente, per cui. Poi del Bennett, così così, per cui siamo un po' lì su quel genere. Poi
lo snack express bagno con antibatterico, questo qua, ho finito. Questo qui ha un odore, allora non dico eccellente, però ha un odore che lascia, diciamo, questo odore qua, che ovviamente non mi ricordo che odore è, perché questi prodotti qua, calcolate che li ho provati da un bel po'. Poi, siccome questo video lo sto facendo da tanto, però lasciamo perdere perché sennò diventa troppo lungo. Potrei, allora, mia mamma l'ha sempre preso, ne ha 10.000 di prodotti di questi, per cui lasciamo perdere. Lei si trova bene, sì, è buono. Non è eccellente, ma è buono come prodotto. Per cui, se volete provarlo, è questo qua. Per il bagno, per cui bianco lo lascia bianco, quello è sicuro. Poi il mio mitico lavapavimenti per gli amici animali, Spick e Span. Questo lo trovate da Moreno, dove costa meno. Si chiama così il negozio, per cui poi costa 1,29 euro. C'è anche il prezzo, non so se si vede. Comunque è eccellente, infatti l'ho finito e siccome è un po' lontano il negozio, non è che ci vado tutti i giorni, per cui quando sono di lì che passo lo compro, se no niente. Comunque è eccellente, ve lo consiglio per i vostri animali perché elimina gli odori. Quando lavate il pavimento con questo che dovete mettere tre tappi, lascia un odore che è una meraviglia e non si sente l'odore di pipì o eccetera, per cui ve lo straconsiglio ed è ottimo perché l'ho parlato in tutti i video di questo prodotto finito, per cui è ottimo. Se passo dal negozio lo prenderò ancora ed è ottimo. Poi passiamo alle salviettine della Nivea 3 in 1, questo qui. Allora, a dire il vero non so, sinceramente non mi ricordo se sono ottime queste salviettine, non me le ricordo bene. Sono 25 salviettine, rimuovono anche il trucco waterproof. Non è che, cioè, io se non sono salviettine leggere che riesco a struccarmi facilmente, diciamo che non mi piace, per cui non credo che lo ricomprerò perché non mi è piaciuto così tanto. Dico solo questo, per cui solo che non me lo ricordo bene bene e ovviamente devo per forza. Scusate, però no, non credo proprio che lo ricomprerò. Poi le pastiglie. Allora, questo è per la lavastoviglie. Sì, questo è per la lavastoviglie. Sono le pastiglie, non mi ricordo se era in gomma, cioè in gomma in senso morbide o quelle dure, perché ci sono le pastiglie sia dure che fanno cagare, scusate la parola, e ci sono quelle morbide, tipo di gomma, che sono ottime. Io vi consiglio le pastiglie di gomma. Queste qui dovrebbero essere le pastiglie di gomma. No, queste qui sono le pastiglie dure che non mi sto trovando tanto bene. Infatti, vabbè, mia mamma l'ha preso perché è in promozione. Infatti c'erano 36 più 6 gratis. Questo sapeva di limone, per modo di dire, ma sinceramente a me non mi piace. Finish come marca è buonissima, ma le pastiglie così dure, proprio dure, perché quando le prendi, cioè, sono dure. Invece le altre che hanno tre, cioè una pastiglia con tre sempre come quello, è ottimo. Questo qua invece sinceramente non mi piace, infatti io ho detto non comprarle, ma andavo avanti così. Poi, sempre come vi ho già detto, vado pazza per questo prodotto perché è anche ottimo e facilissimo da usare. Ovviamente il Dash di 3 in 1, questo qua è lo stesso. Se non mi sbaglio, sì, sono due scatole. Per cui, come ho spiegato nell'altro,
è la stessa cosa. Mi sono trovata bene, come vedete. Ok, facciamo così: siccome il video è durato 15 minuti, io faccio la seconda parte perché sennò ci sono troppi prodotti ancora da mostrare e preferisco chiudere qua e fare una seconda parte perché sennò, anzi, forse farò credo una terza parte perché i prodotti sono tanti. Poi se io parlo, parlo, ciao. Per cui direi che chiudo questo video e ci vediamo alla seconda parte. Per cui vi saluto. Questi sono i prodotti più o meno che vi ho mostrato. Adesso vi mostrerò gli altri nell'altro video. Per cui ci vedremo alla seconda parte. Io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!